La facoltà di psicologia sceglie come parola chiave innovazione, per proporre la sfida pensata per i professionisti del domani, in grado di affrontare situazioni complesse. Però ho scelto di fare la magistrale qui primariamente per il fatto che per il luogo geografico, nel senso che ritenevo fin dal principio, diciamo ancora prima di iniziare questa magistrale, importante svolgere l'università nel luogo dove poi diciamo avrei pensato di lavorare. E questo credo sia stato poi effettivamente molto funzionale, nel senso che questa università porta proprio, e la maggior parte dei corsi richiedono di uscire dall'ambiente universitario e introdursi proprio nel territorio, e questo credo sia poi un aspetto davvero molto importante per il nostro futuro lavorativo. Questo ci consente di imparare a conoscere il territorio al di fuori, diciamo, ripeto, dell'ambiente universitario, e nello stesso tempo ci consente anche di farci conoscere in un modo o nell'altro, iniziare davvero a mettere un piede al di fuori dell'università. La facoltà di psicologia dell'Università di Brescia ha preso, diciamo, una decisione molto innovativa e interessante dopo aver esplorato i nuovi bisogni di psicologia. È una proposta che ha avuto un po' lungo, che è psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali, abbiamo voluto mantenere negli anni perché crediamo che aiuti a spiegare qual è la sfida di questo, diciamo, di questa proposta. È pensata per uno psicologo futuro, quindi un professionista che sia in grado di gestire processi complessi, cioè di intervenire rispetto a sfide complesse che necessariamente devono essere gestite insieme, quindi rispetto a problemi rilevanti non può essere la soluzione o comunque la gestione da parte di un singolo, di una singola realtà, di una singola ente o persona. E quindi questo psicologo imparerà in questo percorso di 2 anni a gestire dall'analisi del bisogno territoriale, organizzativo, gruppale, familiare o anche individuale, ma poi soprattutto mettersi in raccordo, in sinergia con altre realtà per provare a trovare una soluzione, una gestione, diciamo, comune. Una laurea magistrale pensata per introdurre gradualmente gli studenti nell'ambiente che diventerà poi luogo di lavoro. Un binomio, quello tra università e mondo esterno, che tende sempre più ad unirsi in fase di formazione.